Amici di Bike Stream, anche stasera un grande ospite, ovviamente con una chiave di lettura un po' diversa. Per la prima volta interloquiamo con un collega giornalista che scrive sul giornale che organizza questo splendido Giro d'Italia che anche oggi ha regalato belle emozioni. Salutiamo e ringraziamo di essere presente con noi, Ciro Scognamiglio. Buonasera, Ciro. Grazie a voi e buonasera. Allora, Ciro, anche oggi avrai commentato e quindi sul giornale di domani, sulla Gazzetta dello Sport di domani, ci sarà un po' la tua analisi, le tue sensazioni per una tappa assolutamente prodiga di emozioni, di colpi di scena e veramente poi la storia di questo ragazzo ritrovato completamente dopo l'Exploit Galibier. Sì, una tappa molto bella che ha confermato il ritorno ad alti livelli di Giovanni Visconti e se quella del Galibier poteva sembrare un giorno di gloria, sotto certi aspetti un po' casuale, visto che comunque Giovanni era andato in fuga ed era riuscito benissimo a tenere sulle rampe della mitica salita francese, beh, oggi c'è stata la conferma da parte di Giovanni perché era con il gruppo dei migliori, è scattato a circa 16 km dalla fine e poi si è prodotto un cronometro praticamente finale negli ultimi chilometri, non l'hanno raggiunto, io ne ho parlato oggi con il commissario tecnico della nazionale Paolo Bettini e ti devo dire che mi ha confermato questa mia impressione, ha detto beh, quello di oggi è un numero di Giovanni che vale tecnicamente di più anche della vittoria sul Galibier. Sì, questo certamente è andato via a dispetto di tutti, proprio con le proprie forze, quindi non c'era una logica tra chi inseguiva per la classifica, per cui non stava comodo a nessuno. Oggi era una tappa che era appetibile per tutti, lo ha dimostrato anche un po' la gaffe, l'ennesima, diciamo, di Naval Dauskas. L'ennesima, non è la prima volta che succede, ma come dici tu, questa era una tappa che faceva gola a molti. Basti pensare al vicentino Filippo Possato che arrivava praticamente in casa e che si è dovuto accontentare di un quarto posto, nonostante il gruppo di testa avesse i suoi compagni Scarponi e Niemez che avrebbero potuto lavorare per lui, e si è dovuto arrendere anche Possato a questo grande Visconti. Veramente ci fa piacere, un campione ritrovato. Un giro al quale un'ennesima esperienza per te, giovane d'età ma non di esperienza, ti sei avvicinato con un piglio particolare. Si partiva, si può dire, dalla tua città e quindi un giro che è emozionato sin dalle prime fasi. Come lo vedi? Secondo me è stato proprio così e d'altro canto anche gli indici d'ascolto e le risposte che noi su Gazzetta.it abbiamo per quanto riguarda i video e tutti i contributi legati alla Corsa Rosa, beh, ci confermano in effetti il grande interesse di questo Giro d'Italia, anche perché Roberto, pensiamo a quel che era successo l'anno scorso, è vero che c'era stato un giro incerto fino alla fine, cosa che quest'anno sta un po' mancando, nel senso che la leadership di Nibali sembra salda. È vero, l'anno scorso il Giro si decise all'ultima tappa, però tra Heisiedal e Rodriguez, tutto sommato, due personaggi, soprattutto Heisiedal, che non hanno un grande impatto sul pubblico italiano. Invece questa volta è diverso, c'è un grande Nibali, c'era un grande avversario come Wiggins, che è stato costretto al ritiro, però gli altri come Evans, come Uran, non stanno demeritando come Scarponi, e io credo che ci divertiremo anche in queste ultime tappe, meteo permettendo, perché venerdì e sabato purtroppo le previsioni ancora una volta non sono buone, quindi bisognerà capire se il percorso verrà tenuto integralmente o se verrà modificato. Ecco, un problema che affronteremo nei minuti che ci riserverai ancora. Diciamo che lo scorso anno però c'è stata un pochino anche una squadra, la Liquigas, che a torto ragione controllava la grande. Quest'anno invece c'è quella sana anarchia, la metto fra virgolette, quella sana anarchia da cui genera quel sano agonismo che veramente le corse si concludono davvero all'ultimo metro, mentre l'anno scorso incominciavano salite o tappe facili o tappe difficili, incominciavano all'ultimo chilometro. Sì, è vero, è proprio così, è una sana anarchia che fa bene anche allo spettacolo, perché è vero che la Maglia Rosa è una squadra molto forte, però in effetti c'è un minore controllo, la corsa è meno ingessata, sono d'accordo con la tua analisi e sicuramente
sicuramente lo spettacolo ne ha guadagnato, perché se poi andiamo a vedere anche le tappe che si sono concluse in volata con i successi di Cavendish sono comunque state interessanti, e poi per tutte le altre, non solamente le tappe di montagna, ma anche altre frazioni come quella di oggi, ma anche come quella di ieri verso Ivrea, che sulla carta non avrebbero dovuto portare grossi sconvolgimenti in classifica, però invece anche ieri verso Ivrea, se ci pensiamo, c'è stato l'attacco di Scarponi, la risposta di Nibali, la crisi di Sant'Ambrogio, insomma, bene anche per noi che ogni giorno abbiamo avuto da scrivere come. Ma io credo che bisogna riconoscere anche i meriti di chi ha disegnato questo Giro d'Italia, perché insomma, noi che siamo abbastanza navigati non ci deve stupire più di tanto il finale di Ivrea o il finale di Vicenza. Con la salita posta al punto giusto è chiaro che è un incitamento alla bagarre. Sì, volevo proprio confermare la tua analisi, un giro disegnato in maniera intelligente, basti pensare alla cronometro di Saltara, non dagli abicemari a Saltara, quella cronometro di 55 chilometri che sembrava sulla carta un regalo per Wiggins, no, si diceva beh, per attirare l'inglese che dopo la maglia gialla dell'anno scorso voleva vincere anche la sfida del giro, gli hanno disegnato una cronometro su misura tale da indurlo a venire a marchiare la corsa fin dalla prima settimana. Invece non è stato così, perché la cronometro si è rivelata molto difficile, con una prima parte estremamente tecnica, e infatti Wiggins non l'ha vinta e ha dato soltanto 11 secondi di distacco a Nibali. Quindi sì, direi che si può promuovere a pieni voti da questo punto di vista l'organizzazione, un giro disegnato molto bene con raziocinio. Da questo Giro d'Italia bisogna venire via, secondo me, con delle certezze, un po' per il pubblico, un po' per il clima. Io credo che il Giro d'Italia non può fare a meno assolutamente del Sud, il Sud deve essere qualcosa di imprescindibile, e per Sud si intende veramente anche il profondo Sud, non va dimenticato, perché lì si trova tendenzialmente tanto sole e tanto calore, e te da giornalista del Sud penso non puoi che confermare questa teoria. Sì, abbiamo avuto davvero un grande entusiasmo nelle tappe meridionali, io non l'ho vista in televisione, ma mi hanno detto che la cronometro a squadre di Ischia ha mostrato al mondo le bellezze dell'Isola Verde, ma faccio riferimento anche agli arrivi di Serra San Bruno, ma io ho visto grande entusiasmo anche a Margherita di Savoia, a Napoli, una grandissima partenza che onestamente ha vinto nettamente il confronto con quella danese di Erming dell'anno prima, ma anche rispetto a quelle più recenti. Io ti dico, se ci fossero ancora più giorni di gara al sud ne sarei solo contento, so che per tanti motivi non se ne possono fare troppi, però speriamo che comunque in ogni giro ci sia una presenza importante del sud, ma io credo che gli organizzatori stiano lavorando in questo senso. Non voglio rubarti la notizia, ma quantomeno accenna un pochino, è previsto secondo te un piano B per le tappe di venerdì o di sabato? È ancora segreto oppure sta leggendo da qualche indiscrezione? Ma Roberto, un piano B sicuramente c'è per entrambi le tappe, ma non lo conosco dei dettagli, e poi devo dire che in questi casi è sempre poi l'organizzazione ad assumersi la responsabilità anche di comunicare eventuali modifiche. Certamente c'è il piano B, perché allo stato c'è la possibilità, non neghiamola, che le vette oltre 2500 metri come il Gaia, come lo Stelvio, ma anche sabato l'arrivo alle tre cime di Lavaredo siano in discussione, il passo Giau che si deve affrontare sabato attualmente è chiuso, quindi un piano B c'è, ma l'organizzazione si è riservata la possibilità di decidere fino a domani, vuoi aspettare fino all'ultimo momento utile per cercare di salvaguardare il più possibile quello che è il tracciato originario. Allora io chiedo se davvero l'USI impone di anticipare il Giro d'Italia alla prima settimana di maggio, e quindi con il rischio di incappare oltre 2000 metri con questi problemi, chiedo se non sia il caso, alla luce di quello che non è detto che possano dare soltanto le vette over 2000, perché poi in rapida successione Gavia, Stelvio e Valmartello, non lo so se si comincerà subito a far caos già dal Gavia, se non sia il caso magari di prendere in considerazione anche altitudini inferiori
distribuite magari anche in un'area geografica diversa. Io credo che la Toscana, l'Abruzzo, la Tirreno Adriatico ha riscoperto la salita di Prati di Tivo, è da molto che non si ripropone Campitello Matese, ci sarebbe il Monte Faito a Sorrento. Ecco, se non sia il caso effettivamente di cercare anche altre alternative per non arrivare poi in fondo e dire il Galibier e lo anticipiamo di 4,5 km, che insomma poi sono quelli fatali, sono quelli più difficili. Ma Roberto, la tua analisi coglie nel segno e io credo in buona sostanza che l'organizzazione stia riflettendo molto su questo tema, perché l'esperienza di quest'anno ha sicuramente scottato molti e bisognerà fare una riflessione in questo senso e per poi forse arrivare alle conclusioni che hai tirato tu, perché no. Per concludere, due parole sulla maglia rosa. Guarda, sono personalmente contentissimo per Vincenzo, però voglio essere scaramantico come lui, il giro non è finito, non l'ha ancora vinto, quindi per le celebrazioni aspettiamo sicuramente un grande Vincenzo Nibali che sta completando in maniera definitiva un processo di maturazione che l'ha visto costantemente ad alto livello in questi ultimi anni e insomma la maglia rosa sarebbe davvero una consacrazione, però ti ripeto, aspetterei Brescia per l'incoronazione. Aspettando Brescia, però, ti vorrei anche chiedere perché spesso e volentieri quel Kangert li va un po' via. Martinelli è un tecnico abbastanza navigato, lo sa che la maglia rosa va sempre protetta. È vero, ma ti dico, finora i risultati gli danno ragione. Kangert è un giovane forte, esuberante, secondo me farà anche bene nella cronoscalata di domani. Ti dico, a volte anche a me hanno lasciato perplesso determinate azioni, però per ora i risultati sono dalla loro parte, quindi per me comandano i risultati. Allora, confidando nel tempo che possa rispettare i programmi, le cartine, il Garibaldi che teniamo sempre appresso, noi ti ringraziamo augurandoti un grandissimo finale di giro, un buon lavoro. Grazie Ciro di essere stato con noi. Ma grazie a voi e alla prossima.